dirò, in realtà ti posso parlare solo per sentito dire, per letto e di informazione generale, perché non sono praticamente ancora uscita di casa. Diciamo che la mia fase 2 sto aspettando a farla iniziare. E quindi da quello che si sente, da quello che mi dicono, insomma, bene ma non benissimo, nel senso che in realtà è diventata una delle province e regioni con un alto tasso di rischio, però insomma, siamo qui e cerchiamo di fare il nostro meglio. Ecco, io nel mio piccolo, appunto, adesso continuo a cercare di uscire il meno possibile, se non veramente per le necessità primarie, quindi fare la spesa, e per il resto sto ancora cercando di posticipare. Ecco, poi ho la famiglia che in realtà non è nella stessa regione perché sono rimasti bloccati in Liguria da ormai 2 mesi, quindi in realtà tutti i miei familiari non li riesco a vedere ancora per un po'. E gli amici, insomma, siamo riusciti in questo periodo a trovare dei mezzi alternativi per sentirci e vederci, quindi tramite Skype, Zoom, FaceTime, insomma, quindi adesso ancora facciamo così, poi Speriamo vediamo, che ecco. passi presto. Sì, speriamo che passi presto, ancora nessuno sa bene come si potrà risolvere questa situazione, però E speriamo a viverla nel modo come possibile. passi queste giornate? Che vedo il tuo profilo Instagram, un sacco di esercizio e poi. Un sacco di esercizio, sì, dai, cerco sicuramente di tenermi allenata. In realtà sto dando tanto spazio anche allo studio, che è una parte un pochino più noiosa e quindi forse Instagram non ha tanta voglia di vederlo, ecco, di vedere che cosa faccio, che cosa mi metto a fare durante le giornate con le mie squadrette in questo periodo, perché io sono iscritta alla facoltà di design e discipline della moda. Quindi una facoltà che effettivamente non c'entra molto con quello che è la mia principale attività, quindi la pallavolo, però che mi appassiona e mi piace tanto, e quindi in questo periodo sto cercando di produrre un po' di materiale, quindi produrre un po' di tavoli, fare un po' di progetti, e quindi ho la scrivania che è piena appunto di righelli, squadre, compassi, matite, gomme, pennarelli, insomma una marea di cose. Questa è un'altra attività che sicuramente mi prende tanto tempo. E poi niente, poi un po' di hobby, un po' di sistemare casa, visto che appunto sono tornata a casa da un po'. La solita vita che un po' facciamo tutti, ecco, quindi mi sa che le giornate sono lunghe, ma si cercano di riempire. Qual è l'approccio che si potrà avere quando ritorneremo in palestra? È una bella domanda, nel senso che è difficile, secondo me, ad oggi capire quale sarà il nostro rientro, quando e in che modalità. Nel senso che ad oggi si parla tanto, si dice appunto che potrebbe iniziare il campionato intorno alla metà di settembre. Sicuramente è un grosso anticipo, perché è un anticipo di almeno un mese rispetto al classico inizio, quindi sicuramente sarà impegnativo anche da un punto di vista della preparazione, nel senso che anticipando l'inizio si anticiperà la preparazione e prepararsi a luglio o a settembre sicuramente cambia per il calore, per le difficoltà degli allenamenti e quindi anche il dispendio energetico che ci sarà. Però secondo me la difficoltà più grande sarà proprio appunto quello di capire quali saranno le modalità e come ci permetteranno di allenarci, nel senso che noi abbiamo finito una stagione con tante incertezze, nel senso che ci hanno gradualmente, almeno per quanto riguarda noi, la società, cioè noi, me, nella società di Brescia, ci hanno fatto interrompere un pochino gradualmente, nel senso che hanno interrotto di botto le partite. Però poi noi siamo riuscite comunque ad allenarci per un periodo abbastanza lungo, perché per almeno 2 settimane siamo riuscite a tornare in palestra, a fare 3 volte a settimana pesi e gli altri giorni, i restanti giorni, a fare anche degli allenamenti di palla e di tecnica, chiaramente con tutte le precauzioni dovute, quindi un distanziamento, quindi piccoli gruppi, massimo 2 o 3 persone, cercare di disinfettare sia i palloni che le mani, insomma. Quindi un sacco di precauzioni, però diciamo che gradualmente ci siamo allontanate dalla palestra, fino a quando poi il Conte non ha dato lo stop definitivo anche agli allenamenti, e quindi da lì siamo tornati a casa ad allenarci e
e di lì continuiamo a farlo, ecco. E sarà difficile, non lo so, non riesco neanche tanto ad immaginarmi la pallavolo con tutte queste restrizioni, perché è un gioco talmente tanto di vicinanza, di contatto, che non lo so, è difficile. Vedremo un po' anche come si sviluppa a maggior ragione in queste settimane e nelle prossime, questa fase 2, questi contagi possibili o meno. Quindi secondo me le prossime settimane saranno decisive anche per la ripresa del nostro campionato. La tua esperienza a Brescia, cosa ne pensi per quello che hai potuto giocare in questi mesi? Ma guarda, io mi sono trovata molto bene a Brescia, l'ho detto anche in altre interviste, sono stati veramente carinissimi nell'accogliermi a gennaio e nel rendermi subito parte di un gruppo che comunque era già formato. Quindi non è mai semplice cambiare società a metà anno e di inserirsi in un gruppo a gennaio, che ha già determinate caratteristiche, determinate strutture, ha un feeling, un'amalgama. E invece fin da subito mi hanno accolto e in maniera super positiva, e l'allenatore mi ha subito lanciato in campo a giocare 4 amichevoli di fila. Sono arrivata la mattina e alle 3 del pomeriggio iniziavo già ad allenare, a fare un amichevole, quindi pronti via in campo a giocare un 6 contro 6, che insomma, quindi proprio per far capire come mi volevano subito mettere a mio agio e alla prova e per farmi trovare un buon feeling con le compagne, cosa che insomma stava riuscendo bene, stavamo riuscendo a trovare un bel ritmo, un buon gioco, e purtroppo è durato poco perché effettivamente, ahimè, i giochi si sono interrotti prima del dovuto e c'è un po' dispiaciuto perché chiaramente, essendo un gioco di squadra, c'è bisogno un pochino di tempo per trovarsi, per conoscersi e per giocare a dei buoni livelli, quindi insomma. Interrompere così non è stato piacevole per nessuno, ecco. Però mi sono trovata bene, è stato veramente un bell'ambiente, un ambiente che di base parte da una famiglia, la famiglia Catania, che ha messo in piedi un piccolo impero di società e che speriamo insomma riesca con tutte le difficoltà del momento, perché appunto, come abbiamo detto all'inizio, Brescia è stata una delle province più colpite, insieme a Bergamo, Milano, insomma la Lombardia in generale, quindi le difficoltà credo che ad oggi non siano poche, ecco, però siamo a fare il tifo. Uscendo da Brescia, dalla Lombardia, dall'Italia, hai fatto solo un'esperienza all'estero, te, giusto? Sì, io ho fatto un'esperienza in Polonia, un La anno sono stata soltanto. rifaresti? Cioè, ti piacerebbe l'idea di uscire ancora dall'Italia e dove? Ma guarda, io ho fortemente voluto andare via dall'Italia, nel senso che quando sono andata in Polonia è stata proprio una mia scelta, avevo proprio bisogno di staccare un pochino e di andare via, quindi non è stata una necessità, ma proprio volevo fare questo tipo di esperienza e lo rifarei perché è stata molto bella, è stata molto intensa, mi è piaciuto sotto tanti punti di vista, non solo dal punto di vista personale, ma anche pallavolisticamente mi ha dato tanto. Ho conosciuto delle realtà diverse, e una cultura diversa, un modo di allenarsi diverso, un modo di interagire diverso, che è sicuramente è stato utile. Ad oggi la vorrei rifare, ma sono anche in quel periodo della mia, tra virgolette, vita in cui ho anche voglia di rimanere in Italia in realtà, e quindi ad oggi non sto cercando di andare via, ecco, mettiamola così, nel senso che se devo dare dei consigli a delle mie colleghe o a delle ragazze che vogliono, insomma, andare via dall'Italia, è la prima cosa che consiglio, nel senso fatelo senza nessun tipo di remora perché fa bene comunque alla crescita personale e alla propria carriera. E bisogna scegliere con cura dove andare, anche in base alle proprie caratteristiche personali, come farlo, in che modalità, però lo consiglio, lo consiglierei e comunque lo rifarei. Sono abituata a viaggiare e mi piace anche viaggiare, provare nuove esperienze, sono una molto curiosa, quindi anche da un punto di vista
di girovagare, conoscere, provare nuove culture anche da un punto di vista culinario, insomma, quindi questa cosa non mi ha mai spaventato e ancora oggi non mi spaventa, quindi sì, perché no, magari un domani, ma adesso in realtà la priorità è quella di rimanere in Italia. A proposito di consigli, dato che stiamo parlando di estero, che consigli daresti alle nuove leve? A una bambina di 8 anni che vuole iniziare pallavolo, Marta Bekis cosa le direbbe? Marta Vegas le direbbe che in primis si deve divertire, si deve continuare a divertire tanto e deve continuare a seguire le proprie passioni, perché la pallavolo è veramente uno sport bello che io amo tanto e credo che anche a pensare in un mio futuro faccio veramente fatica a pensarlo senza la pallavolo. Ormai è da tanti anni che ci gioco e insomma più passano gli anni e più dico ma chi lo sa, riuscirò mai a smettere poi, perché prima o poi bisognerà anche smettere. E quindi sicuramente c'è tanta passione dietro, c'è tanto divertimento, ci sono anche tanti sacrifici, quindi in realtà per volerlo fare ad alto livello uno appunto deve proprio volerlo, deve avere passione, deve avere costanza, dedizione, quindi se c'è la base del divertimento, secondo me funziona poi tutto, anche a lungo andare, anche per arrivare dei, ad arrivare degli, ad, ad arrivare a degli obiettivi, ecco. Poi, appunto, c'è anche tutto il resto, quindi il sacrificio, la dedizione, quello che dicevo un pochino prima, però il suggerimento mio è quello di trovare sempre una chiave di lettura positiva, piacevole, divertente, perché insomma è la cosa migliore, no? Ci sono un sacco di detti sul fatto che se uno prova gioia in quello che fa tutti i giorni e nel proprio lavoro non lavorerà mai, no? E quindi non lavorerà mai in nessun giorno della propria vita. Quindi cerchiamo di prenderlo alla lettera anche per quello che sono i nostri lavori, quelli che magari in tanti vedono solo come una passione, un hobby, ma in realtà è un vero e proprio lavoro, quindi prendiamolo come tale. Hai raccontato di essere arrivata nel mondo della pallavolo, diciamo, professionistico un attimino dopo, verso i 15 anni, mi pare, indicativamente. Ti aspettavi di arrivare poi a questi livelli e cos'è il ruolo di regista per te? Allora, io ho iniziato sì, un pochino più tardi, forse un pochino prima dei 15 anni, nel senso che io a 16 anni sono andata via di casa perché sono passata a giocare all'Asis del volley. Io ho iniziato più o meno intorno ai 12, 11-12 anni e prima facevo altri sport vari, tanti, sempre piaciuto un sacco. Quindi sì, ho iniziato abbastanza tardi, però adesso ti richiedo la domanda in realtà perché mi stavo pensando anche ad un'altra cosa che ti volevo dire e quindi mi sono persa, perdonami. No, tranquilla. Allora, se ti saresti mai aspettata di arrivare al livello a cui sei e il ruolo di regista per te cosa significa? Allora, sì. In realtà, appunto, sono andata via di casa quindi abbastanza presto e detto sinceramente, no, non mi sarei mai aspettata di arrivare, o meglio, non ho mai puntato a o non ho mai realmente sognato di diventare una pallavolista a tutto tondo, quindi di arrivare a giocare in Serie A. Io giocavo pallavolo perché mi piaceva, perché mi sentivo portata e perché mi sentivo molto stimolata da questo ambiente, da questo mondo. Avevo voglia di fare sempre meglio e sempre di più. E questo mi ha un po' portato a prendere il treno che passava, quindi a 16 anni a farmi convincere nell'andare via di casa e di provare questa esperienza e da lì di lanciarmi un pochino in quello che poteva essere la pallavolo di alto livello. Ed è stato un processo, secondo me, che piano piano ho maturato e piano piano mi è entrato in testa e sono entrata nell'ottica di dire cavolo, però ho voglia di fare sempre di più, ho voglia di ottenere dei risultati sempre più grandi, ho voglia di dare sempre il meglio e di migliorarmi sempre di più. E alla fine, piano piano, in realtà anche nella mia testa sono arrivati gli obiettivi di dire ok, però voglio arrivare a giocare titolare in Serie A.
vorrei provare a vincere, vorrei provare ad andare in nazionale. E allora, perché insomma, piano piano tutti gli obiettivi, si alzava sempre un po' di più il target e l'asticella, no? E quindi poi alla fine mi ci sono ritrovata bene, mi è piaciuto e da lì, come dicevo prima, facevo fatica a smettere, ecco, a smettere di pormi degli obiettivi e di andare avanti. E quindi sicuramente questo sì, è stato più un processo, ecco, devo dire, più un processo. Per quanto riguarda il ruolo di alzatrice, cosa significa? Cosa significa essere alzatrice? È una bella domanda. Guarda, in questi giorni sto facendo anche un sacco di incontri e meeting con delle squadre giovanili e delle ragazzine, e principalmente faccio gli incontri con i palleggiatori proprio. E anche loro molto spesso me lo chiedono, no? Sono anche un po' spaventate, molte sono timorose, hanno un sacco di dubbi in testa e mi domandano: ma cosa devo fare in questa situazione? Ma non entri mai in crisi, devi fare tante scelte. Il ruolo del palleggiatore è sicuramente un ruolo un po' particolare, sicuramente ha tante responsabilità ed è sempre decentrale, no? Diciamo che si prende un po' le rotture di valle di tutti, è un po' nell'ombra, però, però è fondamentale per il gioco di squadra. E io diciamo che non ho avuto tanta scelta quando ero piccola, perché quando ero piccola la mia allenatrice, la prima allenatrice che ho avuto, che si chiama Tilde Olivieri, che salutiamo se ci guarda o ci guarderà, e quando mi ha visto giocare, entrare in palestra, mi ha detto: guarda, tu hai delle belle mani, hai una bella testa, tu vai a palleggiare, prenditi la palla, vai al muro e questo sarà il tuo destino. E io, mannaccia, ma tutti attaccano, tutti fanno punto, tutti si divertono e prendono la gloria, ma perché io devo stare contro un muro a palleggiare per ore? E quindi all'inizio non l'avevo presa benissimo, devo essere sincera, però più entravo nel ruolo, più giocavo e più in realtà vedevo che effettivamente ci aveva visto lungo e che poteva essere proprio adatto a me, nel senso che sono una persona che comunque ha sempre voglia di prendersi delle responsabilità e di essere, sentirsi comunque parte del gioco, una parte fondamentale del gioco. E quindi, insomma, è sicuramente di responsabilità e c'è bisogno anche di tanta freddezza e tanta conoscenza anche della propria squadra, nel senso che poi hai bisogno di conoscere chi hai attorno, come sono, come reagiscono alle situazioni, quando e come farli entrare in campo, in partita, come metterli nelle migliori condizioni per poter fare il punto. Però insomma, devo dire che dà soddisfazione, quindi piace e continua ad essere stimolante. Ho fatto questa domanda a San Giorduna, che settimana scorsa era con noi in chat: se voi alzatori, lui in particolare, quindi te adesso, avete una palla sicurezza, cioè quando sei in crisi, se ti capita mai, hai quella palla. Poi ti dico cosa mi ha risposto lui, però prego te. Ok, va bene. Ma io credo che sì, di base forse ci sia sempre una palla sicurezza, ma non sia sempre la stessa negli anni, nel senso che credo che in base appunto alla squadra, ai giocatori che hai attorno, c'è una palla che in quell'annata o con quel giocatore è proprio la palla giusta, cioè non so come dirlo, dove lo senti tu, lo sente il giocatore, una palla che funziona, che anche se non è perfetta, comunque c'è sempre una soluzione buona per il gioco. E quindi sì, di base sì. Allora io appunto ti ripeto, forse non è proprio una palla mia personale di sicurezza, ma è una palla che si crea nell'arco dell'annata o delle stagioni con i giocatori e con quello che si crea anche in campo, poi che sono poi le situazioni che riviviamo tutti i giorni. Però adesso sono curiosa anche di sapere cosa ha risposto. Guarda, lui, perché uguale, identico a te, ha iniziato a dire: dipende con che squadra, che giocatori mi dai, che, quindi parlando ho detto ok, questa stagione con chi? Lui ha detto avevo dei centri buoni, palla dietro, pipe, quindi tutti o nessuno. Anche quindi te hai ammesso di averla, almeno questo. Sì, no, io ammetto che, nel senso, ci sia una palla che probabilmente
può dare più sicurezza, soprattutto magari nei momenti un po' di difficoltà, quando si crea casino, caos in campo, allora dici ok, è il momento di dare ordine. Qual è la palla che dà più ordine in questo momento? Con quale giocatore? Qual è il giocatore anche che è più lucido? Ok, questa è la sua palla, questo è quello da fare. Cioè, nel senso, poi, come diceva lui, in base a chi hai, quali sono i giocatori, ecco, insomma. Non possiamo dire, non so, quest'anno, ma la nazionale anche, poi vabbè, adesso parlare di nazionale è sicuramente un po' delicato perché purtroppo è tutto interrotto e tutti speravamo quest'estate di poter ammirare le Olimpiadi e quindi provare a puntare a grandi obiettivi, però insomma, noi lo vediamo, è difficile anche dire che non ci siano delle palle di sicurezza nella pallavolo, io parlo per la pallavolo femminile, però noi abbiamo dei giocatori come l'Egonu. E dire che magari una palla sicurezza non sia dare una palla all'Egonu, ecco, in questo momento è difficile poterlo dire, ecco. Ti sei cimentata nel beach volley partecipando al campionato italiano. Come ti sei trovata? Pensi di rifare ancora questa esperienza? Guarda, ho giocato a beach volley, ci gioco da diversi anni ormai e lo adoro. Mi piace tantissimo, mi diverte tantissimo e in realtà sono stata anche fortunata perché un'estate sono stata convocata anche dalla nazionale di beach volley e ho fatto tutta l'estate con loro. È stata veramente una sorpresa anche per me, nel senso che all'epoca come allenatore c'era Andrea Raffaelli e mi ha chiamato e mi ha detto: "Guarda Marta, potresti avere le caratteristiche per diventare anche una pitcher. A me piacerebbe che venissi, rimanessi qua magari 1 o 2 settimane, facciamo un test, vediamo se ti piace, vediamo se ti diverti, vediamo se hai le caratteristiche, perché ti valuto anch'io sulla sabbia, perché ti ho visto così qualche torneo, ma sono delle stupidaggini, quindi vediamo un po' se quello che io ho visto in te può essere reale, vediamo soprattutto se a te interessa." Ho fatto queste 2 settimane di prova e non volevo più andare via e lui non voleva farmi andare via e quindi è stato intensissimo, è stata un'estate veramente piena e complicata, nel senso che è stancante, è stato veramente. Io non mi aspettavo che il beach volley fosse uno sport estremo, in realtà lo è a tutti gli effetti. E quindi è stato impegnativo, ma veramente molto, molto divertente. Chiaramente a fine stagione estiva ho dovuto fare una scelta, anzi, mi hanno posto davanti ad un bivio e mi hanno detto: "Guarda, se vuoi giocare a beach volley, devi giocare solo a beach volley, nel senso che per farlo seriamente, per ottenere dei risultati, dovresti fare questo." E quindi poi alla fine la mia scelta è chiaramente ricaduta sulla pallavolo indoor perché è la mia vita e perché ho dedicato tanto a questo e quindi insomma ho continuato sul Taraflex. Però devo dire che il beach volley rimane nel mio cuore, mi diverte ancora, non vedo l'ora adesso di tornare a giocare, di andare sui campi, mettere i piedi nella sabbia e sudare sotto il sole, fare fatica, insomma, è una cosa che sicuramente mi piace tanto, veramente è stato anche strano perché io non mi aspettavo che comunque per il beach volley ci si allenasse con qualsiasi condizione, cioè io ero abituata a giocare a beach volley, fare i torneini, fare sì il campionato italiano e quindi fatto seriamente allenandosi, però non l'ho mai fatto tutto. Se non poi con la nazionale in alcune stagioni successive, però mai fatto con totale dedizione, no? Anche perché d'estate è il periodo in cui in parte ci si deve anche riposare anche un po' il fisico per poi riniziare la stagione a pieno regime, no? E quindi, insomma, ho provato questa esperienza di dire: "Ok, oggi piove, vabbè, si sta a casa di solito quando si piove, non si va ad allenarsi, no?" E invece no, piove, c'è vento forte, tu vai sotto, vai in spiaggia, vai sui campi da beach, ti metti lì e giochi e ti alleni anche con la pioggia, quindi il pallone diventa pesante, hai l'acqua che ti entra negli occhi, hai il vento che ti sposta la palla e dici: "Ma perché? Ma sono qui, ma come mai?" Quindi, insomma, ho veramente capito che è uno sport estremo a tutti gli effetti, però molto, molto bello. Guarda, da beacher non ai tuoi livelli assolutamente,
ti posso dire che solo una volta mi è successo l'interruzione di un torneo perché, cioè, c'era il temporale, è l'unica condizione, se no le altre è proprio acqua, sabbia dentro gli occhiali, usi gli occhiali. Un disagio vero, guarda, io sono, stavo giocando, è stata un'esperienza terribile in realtà, perché stavo giocando un torneo e aveva iniziato a piovere, ma a piovere veramente forte e c'era un po' di tormenta anche, quindi veramente era difficile giocare, cioè non era più beach volley, era praticamente cercare solo di buttare la palla dall'altra parte del campo, no? E continuavo a guardare l'arbitro e dire, ma arbitro, ma interrompa questa partita, ma sta diventando ridicolo, c'è piove grosso così, ma cosa stiamo facendo? Ma non ci sono i fulmini, non posso interrompere, ho ancora, e allora che dobbiamo fare? O grandine o fulmini, se no si gioca, ho detto Maremma. E quindi no, è proprio estremo a tutti gli effetti, perché poi è estremo anche dall'altra parte, nel senso che poi mi sono ritrovata a giocare anche dei tornei all'ora di pranzo con un sole cocente, una piatta e una piatta proprio totale dove non c'era una bava di vento, non si respirava, un caldo torrido, e dici ok, adesso qua svengo dal caldo, perché quindi in tutti i sensi, nel bene e nel male, gli opposti proprio. Ti racconto questa cosa, quest'estate se non sbaglio hai fatto un B1 mi sa Pavia, perché c'erano delle mie amiche che mi hanno scritto ma c'è questa qua di Serie A, cioè non è giusto, però per dire ok, quindi la domanda è: senti il peso, perché campionato nazionale comunque sono tutti forti, figurati quando hai fatto la nazionale ancora di più, senti il peso di dover dimostrare sulla sabbia che sei una giocatrice di Serie A di pallavolo, che la gente non capisce ancora che sono due sport diversi, però senti il dover dimostrare? Allora dai, sono onesta, io ti vorrei dire no, ma figurati, vado lì, lo faccio così, tanto per... in realtà no, chiaramente lo sento, e soprattutto nelle prime partite, devo essere sincera, che proprio parti e ti senti anche un po' magari osservato, appunto, magari nei tornei dove appunto tipo un B1, magari c'è gente che gioca a pallavolo, gente che gioca solo a beach volley, gente che lo fa anche solo perché ha voglia di passare un sabato e una domenica alternativi, no? Quindi io di base lo faccio per svariati motivi, un po' per amicizia, per passare il tempo, un po' per tenermi in forma, un po' per divertimento, un po' per fare punti, perché se uno poi vuole giocare il campionato italiano deve anche fare punti, quindi insomma ci sono svariati motivi, però effettivamente la prima partita, se qualcuno sa o ti conosce o sa che giochi a pallavolo di alto livello, ti senti proprio un po' sotto pressione, senti gli occhi di tutti che ti studiano, ti guardano quali possono essere i tuoi punti deboli, dicono intanto giocherò contro di te, no? Lo dicono nella loro mente, cioè, ma perché sono tutti qua a guardare? Cioè, d'altronde io sono qui solo per divertirmi, per fare il mio, ma... Poi però dai, devo dire che insomma l'abitudine anche a giocare sotto pressione uno, ma con anche persone che ti guardano e... Però hai detto bene prima, è uno sport completamente diverso dalla pallavolo, cioè cambia proprio anche la tecnica. Per chi magari lo guarda per la prima volta ti sembra che un bagger fatto sul Taraflex o un bagger fatto sulla sabbia siano esattamente la stessa cosa. In realtà la posizione delle mani è la stessa, ma è l'unica cosa che è uguale. Cioè ci sono proprio tecniche completamente diverse nel gioco, nei movimenti, nelle spinte, nel come arrivare sotto la palla, nella reazione, insomma è proprio un altro sport, quindi è tutto un po' diverso. Però sì, dai, un po' di pressione la si sente. Il ricordo più bello che hai della tua carriera fino ad oggi? Allora, dai, di ricordi belli ce ne sono tanti, per mia fortuna. Devo dire che in realtà uno che ogni volta quando mi viene chiesto qual è la prima cosa che ti viene in mente, continua ad essere, nonostante siano passati gli anni, ed è la finale che ho fatto di Champions League a Murcia, quindi un po' di anni fa, per il terzo e quarto posto. E rimane ancora oggi un momento, un ricordo che veramente ho ben impresso e mi ha veramente emozionato tanto, in primis perché era la mia prima Champions League che giocavo, e
non era una bimbetta, tra virgolette, nel senso che era una ragazzina che era lì con uno squadrone attorno, ma insomma ero ancora alle prime esperienze, alle prime armi, e invece ho dovuto giocare parte di questa finale terzo quarto posto, soprattutto tutta la parte finale, quindi della partita, e c'era mio padre e mio fratello sugli spalti che erano venuti per vedere questa finale. Abbiamo vinto il terzo posto e quindi è stata una grande festa, una grande gioia, e vedere mio padre emozionato per questa bella prima medaglia comunque raggiunta, insomma, è ancora un ricordo veramente vivo ed emozionante. Quindi questa sicuramente è la cosa che mi è rimasta impressa negli anni e comunque che rimane una di quelle che ricordo così, ancora con tanto affetto. Poi per mia fortuna, insomma, ci sono stati tanti momenti belli e felici e di vittorie o di festeggiamenti, e quindi E ce ne saranno ancora. speriamo, uno punta sempre a quello, nel senso che poi alla fine tra vincere e perdere c'è una grossa differenza e si sente, quindi speriamo ancora di poterlo dire, fare, festeggiare, alzare in alto delle coppe. Curiosità, Marta Vecchis è associato, ho visto sulle gavole femminile perché non ci avevo mai fatto caso, soprattutto al numero 3. Perché? Al numero 3, sì, è sempre stato un numero che mi è piaciuto tanto fin da subito. Allora, io sono più legata, di solito le persone sono sempre legate ai numeri pari o ai numeri dispari. Io di base sono sempre stata legata di più ai numeri dispari, per me sono quelli che mi piacciono di più, mi catturano anche quando devi, non so, fare una scelta, un giochino, e vado sempre sui numeri di il classico bim bum bam, io di solito scelgo sempre dispari, ecco. E il numero 3 perché nella mia vita si è sempre un po' ripetuto come numero, mi è sempre piaciuto tanto. In primis era partito dal fatto che noi siamo in tre fratelli, quindi ho un fratello e una sorella, e quindi siamo in tre in famiglia, più i miei genitori cinque, e quindi un altro numero dispari che si ripeteva. E niente, quindi poi un po' mi è sempre rimasto impresso, mi si è ripetuto nel corso degli anni, avevo determinati amuleti che mi portavo dietro, mi portavano fortuna ed erano sempre comunque tre. E quindi a un certo punto ho detto, ok, questo deve essere il numero perché insomma ritorna sempre e quindi è questo. La giocatrice più forte, secondo te, con la quale ti sei scontrata? Allora, ma nel mio ruolo o in In generale, generale? e se vuoi anche nel tuo ruolo. Aiuto, che domanda! Di atleti forti ce ne sono tanti, Sì, tanti, no, ma tanti e tanti. secondo te proprio hai Guarda, avuto, hai facciamo giocato tante così. partite? Sì, esatto. Quindi questo mette ancora più in difficoltà, tra l'altro. No, partiamo da una persona che ho sempre ammirato tantissimo e l'ho sempre un po' vista come un punto di riferimento per il mio ruolo, e che poi quando ho avuto la fortuna di conoscere quando sono stata convocata in nazionale ho apprezzato ancora di più ed è rimasta per me ancora più un idolo, mettiamola così, sia in campo che fuori dal campo, che è stata ed è riferito anche al mio ruolo, quindi in questo caso ed è Leonora Lubianco, quindi un super giocatore che ha fatto anche un po' la storia della nostra nazionale, e quindi lei sicuramente è una persona che per me è stata una bella sorpresa anche nella conoscenza, che a tuttora vedo e sento come se fosse appunto con grande stima e rispetto, quindi sia in campo che fuori. E poi per il resto, se ti devo dire una grande giocatrice, mannaggia, mi metto in difficoltà perché poi lo so già che mi arrivano i messaggini e mi No. dicono: ma perché non hai detto me? Perché non hai detto me che io in realtà potevo? Facendo conto che sono tutte fortissime, perché comunque nel campionato italiano ci sono tantissime giocatrici forti. Quella che può avere avuto qualcosa di diverso rispetto alle altre. Vabbè, guarda, adesso forse è anche un po' banale e scontato dirlo. Negli ultimi 2 anni, 2 o 3 anni, ecco, forse diciamo che
il giocatore con cui scontrarsi diventa complicato perché ha veramente dei palloni, delle traiettorie, delle altezze che sono importanti, e la Paola Egonu, ecco, quindi forse è un po' scontato dirlo, però io l'anno scorso, e visto che adesso è passato un anno, ho perso per colpa sua, quasi, mettiamolo, rimarchiamolo, una Champions League, quindi insomma, diciamo che lei è un super giocatore in questi ultimi anni lo sta dimostrando, è una ragazza ancora giovane, quindi ha del potenziale ancora inespresso che speriamo lo faccia vedere nei prossimi anni con la nazionale e non, e quindi anche con i club, però effettivamente lei è un bel giocatorino, ecco, ha veramente delle caratteristiche anche fisiche che nella pallavolo moderna aiutano tanto, delle altezze, dei reach, ecco, non mi viene la parola in italiano, però dove va a colpire la palla proprio effettivamente, e quindi che angoli può avere che sono molto importanti. Dai, dicendo Egonu non ti arriveranno i messaggi perché... Vero, ho fatto bene, ho fatto la scelta giusta, sono stata brava. Esatto, Mamma mia, perfetto. finita questa pressione, questa tortura. Allora, ultima domanda. Usciamo dal campo di pallavolo, di beach volley, ci mettiamo a tavola, dato che il ragazzo lì è uno chef ed è di Brescia, quindi ci inviterà a mangiare a casa sua. Il tuo piatto preferito? Speriamo, perché io sono una golosona, quindi preparati, però una bella tavolata a finire col dolce sempre, mi raccomando. Vai. Antipasto, primo, secondo, dolce, tutto quello che volete. Ottimo, ottimo. Il tuo menù preferito, il tuo piatto preferito? Allora. Sono una mangiona. Sono una mangiona e infatti vengo presa abbastanza in giro anche dai miei amici perché insomma sembro abbastanza smilza, ma in realtà messa a tavola potrei gareggiare con quelli meno smilzi di me, mettiamola così. E allora, però un piatto che sicuramente mi fa impazzire, e qua farò ridere tutti i piemontesi, perché appunto io sono piemontese doc di base, però adoro la parmigiana alle melanzane. Quindi adesso, oltre ai messaggini delle mie compagne, mi arriveranno tutti i miei amici piemontesi che dicono: ma cosa vai a dire? Ma ti prego, ma sponsorizza la nostra regione, ma vai a dire un piatto come si deve. E invece no, dico la parmigiana alle melanzane. Ci abbiniamo un E vino piemontese. esatto, bravo, esatto. Così via, pronti. Però dai, sì, quindi questo sicuramente. Infatti, guarda, in realtà devo dire che sono stata anche molto in difficoltà quest'anno quando è dovuto iniziare la stagione, che come ben sapete ho iniziato a Caserta. E sono partita e ho detto: tranquilli tutti ragazzi, vado nel sud Italia, vado a Caserta, Napoli, mozzarelle, pizze, cose così, non vi preoccupate, io mi do un limite massimo, 5 kg, giuro, non ne prendo uno di più, perché mangerò come una disperata proprio. Invece poi alla fine devo dire che ho mangiato come una disperata, ma i 5 kg non sono arrivati, quindi però sì, dai, mi piace mangiare, mi piace scoprire, in realtà mi piace scoprire anche un sacco le cucine etniche, quindi anche, non so, dai thailandesi allo speziato, all'indiano, al giapponese, quindi sushi, non sushi, cose di tutti i tipi. In realtà sono appunto, mi piace molto scoprire i sapori, mi piacciono molto i sapori italiani, nel senso che comunque rimango italiana e rivado sempre sulla nostra buona cucina mediterranea, però. Quindi un buon vino, una buona pasta asciutta, una bella fiorentina, un po' di queste cose qui fanno già venire l'acquolina in bocca, ecco. Devo Come dire si che mangia in io sono anche Italia? una amante di. Non si riesce, non si riesce, ma infatti sempre nella cultura italiana, una cosa che io adoro veramente è l'aperitivo, che ogni volta quando incontro magari degli stranieri che sono alle prime volte in Italia o delle ragazze che appunto vengono a giocare nel nostro campionato, così dico, una delle prime cose che mi viene spontanea proprio fare: andiamo a fare un aperitivo, no? Dai, andiamo, ci conosciamo, facciamo un aperitivo. E lui mi dica: aperitivo? Ma cos'è l'aperitivo? No, io sono amante degli aperitivi, a me piace proprio. Piace
il tramonto, il tuo calice di vino, il tuo drink, qualche stuzzichino, qualche formaggio. Io adoro i formaggi abbinati alle marmellate, alle confetture, alla frutta, alle noci, insomma, tutte, vabbè, insomma, potrei stare a parlare ore di cibo, quindi forse facciamo è meglio una tagliarla culinaria. Qua. Esatto, forse allora, è meglio tagliarla dato che, qua e dire. Dato che hai detto che sei amante dell'aperitivo, hai scoperto come si chiama Brescia? Come, che cosa? Lo spritz? Come chiamate lo spritz in realtà? Sì, com'è che si chiama? Ma questo però lo devi dire tu, perché poi avete anche degli accenti e dei modi di dirlo diversi, ho scoperto. Siete anche abbastanza pignoli nel dirlo. Il pirlo. Il pirlo. Ma non ovunque si dice così, però. Giusto? Dipende, perché dipende ci sono dalla delle zona. Forme dialettali. Sì, poi abbiamo in base a dove e a che zona fai riferimento di Brescia, c'è un dialetto diverso anche qua. Tipo se infatti, vai in Alta sì, Val Camonica, non capisco. Esatto, è una cosa ancora diversa. No, devo dire che effettivamente l'ho scoperto abbastanza in fretta, sì, anche questa cosa. Però mi hanno anche subito guardato male, quindi sono entrata e ho detto, ma sì, dai, io prendo uno spritz. No. Esatto, subito. Cosa? Cosa? No.